Grazie Andrea, mi ha detto che questo microfono viene usato per cantare, quindi è meglio starci lontano. Vi do subito due informazioni sul luogo. Per chi non fosse ancora venuto qui dentro, dietro alle mie spalle, dietro al tendone, c'è un'uscita di sicurezza. Nel caso capitasse qualcosa, la utilizzeranno le persone che suonano. Di fronte a me c'è l'uscita e l'ingresso, che è anche un'uscita di sicurezza. Sul lato destro, alla mia destra, c'è un'altra uscita di sicurezza di locale. Queste cose le farò in tutte le manifestazioni che verranno svolte a Porta Comaro di qui ai prossimi anni, perché è importante anche rimanere sicuri e soprattutto informati sul luogo. È possibile accedere alla balconata superiore, vi chiedo la cortesia di non sporgervi con telefonini o altro che possano cadere giù sotto nel caso voleste fare delle foto. Detto questo, che sono informazioni diciamo di carattere tecnico, e ringrazio tutti voi per essere qua, vi do le spalle un momento, ringrazio voi, ringrazio tutti i musici e i cantori, perché a Porta Comaro abbiamo la fortuna di avere non solo una banda, ma una vera scuola di musica di alto livello, con dei corsi a livello internazionale. Andrea si è dimenticato una cosa, c'è stato anche il concerto dell'Orchestra Sbarazzina, dico bene? Ok, ieri pomeriggio. Solo per dirvi che la musica Porta Comaro viene eseguita e fatta studiare ai ragazzini dai più piccoli, gli anni dell'elementare, per arrivare fino a persone adulte, contemplando tutti i gradi scolastici. Una delle cose che vorrei dire è un impegno che ci vogliamo prendere come amministrazione comunale, spero che la giunta non mi fulmini qua dove sono, è che cercheremo, quindi non è ancora certo nulla, di attivare il corso musicale nelle medie. Silenzio di tomba, speravo che sono dicendo qualcosa di più. Ok, l'altra cosa che cercheremo di fare per la scuola di musica è di climatizzare i locali nella sala sopra. Climatizzeremo sia la sala della Proloco che la sala dove la scuola di musica fa i corsi, perché nei periodi estivi è di fatto impossibile stare in una stanza a suonare con 30 gradi. Questi sono gli impegni che ci prendiamo come amministrazione comunale per il prossimo anno, comprese altre cose più piccole che poi magari vi diremo durante l'anno. Non rubo tempo più, vi ringrazio tutti, vi faccio un augurio a nome mio, a nome dell'amministrazione, a voi e alle vostre famiglie, di un Santo Natale, di uno splendido periodo festivo e niente, un applauso a voi e grazie.